tempo di bilanci oggi per quanto riguarda i mercati bovini regionali. Con noi c'è il direttore Arev Edi Erie. Facciamo il punto della situazione di come è andata questa primavera per quanto riguarda il mercato bovino. Ma sì, la stagione invernale si sta chiudendo e quindi anche le commercializzazioni degli animali vivi finiranno e riprenderanno poi in autunno. Come tutti gli anni in inverno ci concentriamo sulla commercializzazione dei vitelli e degli animali a fine carriera. Poi nel periodo adesso primaverile ci sono due fiere importanti, una qui ad Aosta e una a Pont-Saint-Martin, dove vengono commercializzati animali vivi per l'estate, per l'alpeggio. Direi che le quotazioni degli animali vivi per quanto riguarda le bovine e le vacche da latte sono abbastanza soddisfacenti. Per quanto riguarda i vitelli, purtroppo dobbiamo andare in un mercato così anonimo, industriale, e quindi gli allevatori non sempre sono così soddisfatti, insomma, delle quotazioni. Comunque tutto sommato diciamo che in linea di massima l'andamento è positivo. Per quanto riguarda la commercializzazione della carne? Ma per quanto riguarda la commercializzazione della carne, in questo momento non riusciamo a soddisfare tutte le richieste che abbiamo. La filiera della commercializzazione della carne etichettata valdostana richiederebbe maggiori animali che non riusciamo a fornire. Quindi dal punto di vista della richiesta siamo abbastanza contenti. Dal punto di vista anche qui delle quotazioni, il mercato è quello che è, quindi bisogna stare attenti per rimanere in equilibrio con i prezzi. Ci stiamo andando verso l'estate. L'estate diciamo tempo di in arpa, si ritorna in alpeggio. Com'è andata l'anno scorso per quanto riguarda gli alpeggi e per quanto riguarda anche le iniziative che come Arev tutti gli anni diciamo mettete a disposizione non solo dei valdostani ma anche dei turisti, in quanto si va anche alla riscoperta del territorio, non solo dell'allevamento? Ma sì, l'associazione nel periodo estivo si concentra un po' sulla promozione dei prodotti della filiera, quindi in particolare negli alpeggi nel periodo luglio-agosto facciamo queste giornate rivolte al consumatore e ai visitatori in generale, dove presentiamo appunto l'attività dell'alpeggio, la produzione della fontina e la gestione della mandria in alpeggio. E poi partecipiamo ad altri eventi che mettono in evidenza le produzioni nostre regionali. Al Pajouvert diciamo che non ci sono ancora le date, comunque ci sono i soliti 4-5 appuntamenti tra luglio e agosto, molto attesi. E c'è stata qualche novità oppure diciamo il trend è come gli altri anni? Ma direi che ci saranno sicuramente 5 appuntamenti durante l'estate, la formula è un po' quella consolidata. Quest'anno cercheremo di inserire qualche sorpresa per chi partecipa. Con Roberto Bonnena andiamo un po' a fare la situazione un po' di questi combat interregionali, combat finali che sono tanto attesi. Oggi qui all'arena, all'occasione, c'è anche l'esposizione. Mettiamo in luce, in bellezza e veniamo così ad ammirare le bovine che si sono aggiudicate il combat finale interregionale. Sì, oggi è la scelta delle bovine che sono state iscritte per l'interregionale, oramai siamo alla nona edizione, quindi diciamo che la cosa ha preso piede e c'è stata una buona iscrizione, abbiamo 30 bovine che verranno presentate, giustamente oggi gli si dà una valutazione, gli si fanno già le foto per il catalogo che verrà presentato al mese di ottobre ed è anche un'occasione per collaborare con l'Arev, visto che oggi era previsto comunque un mercato concorso di altre bovine, quindi proprio questa sinergia tra le associazioni per far conoscere comunque le bovine nostre. I rapporti che ci sono con, chiamiamo il Piemonte, piuttosto che con la Svizzera e la Francia? Beh sì, interregionale giustamente con gli amici del Piemonte, Canavese e le Valli di Lanzo, ha preso piede e questo ha dato anche una possibilità di apertura di mercato delle bovine valdostane sul Piemonte e sul Canavese e questo ha sicuramente portato del buono. Per quanto riguarda invece le SPAS, quindi Savoia e Vallese,
che quest'anno la manifestazione sarà il mese di settembre a Valpellina. Anche lì è stato qualcosa di assolutamente buono per promuovere la razza bovina valdostana, perché forte anche dei risultati avuti, visto che abbiamo vinto 7 edizioni su 9, ci aiuta a proporci, a essere comunque considerati anche su una scala, se vogliamo, un po' internazionale, anche se è un po' di nicchia, perché ruota comunque qua attorno alle Alpi. Nell'ultimo consiglio regionale ovviamente l'attenzione è stata tutta concentrata su quella che è l'evento calamitoso che ha coinvolto la nostra regione, un evento calamitoso che ha spazzato via attività, che ha spazzato via sentieri, che ha spazzato via strutture, anche strade, come nel caso di Cogne, e su cui ovviamente l'attenzione è alta e deve rimanere alta. Abbiamo detto in maniera chiara, ovviamente, oltre a formulare il nostro invito a resistere e soprattutto la nostra solidarietà alle tante persone, volontari e professionisti che sono intervenuti per soccorrere, per portare i primi aiuti e anche nei giorni successivi per ricostruire quello che è appunto il nostro territorio, abbiamo evidenziato la necessità però di intervenire anche a supporto delle persone e delle attività che hanno perso tutto, con degli interventi da una parte di ricostruzione rapida, celere, dall'altra con degli opportuni aiuti e sostegni economici, soprattutto per chi purtroppo da una parte ha perso tutto e dall'altra evidentemente vedrà la stagione che sicuramente avrà un riflesso negativo da questo evento calamitoso. Quindi una necessità di intervento assoluto, immediato, importante per salvaguardare quei territori colpiti, dalle colture ai sentieri, dai pascoli alle attività commerciali, e quindi risollevarci da questa alluvione. E in seconda battuta importante, quella che è stato il tema della zona franca e della legge che è stata proposta all'attenzione del Parlamento italiano, una legge che sicuramente non risolve tutti i problemi perché ovviamente porta con sé delle misure che sono temporanee, ma una legge che va nella giusta direzione, cioè quella di aumentare le specialità e aumentare l'autonomia della nostra regione, che è quello su cui ci siamo sempre battuti. E infine l'approvazione di altre due leggi, una per quanto riguarda il lavoro, una legge quadro sulla formazione e sul lavoro e sui servizi per il lavoro in Valle d'Aosta, su cui la Lega si è astenuta ma ha portato un contributo che va proprio nella direzione di migliorare il provvedimento nella direzione delle persone che hanno una maggiore fragilità, e infine una miglioria anche per quanto riguarda il garante delle persone con disabilità, che è stato dotato di una unità di personale in più per poter rispondere ancora meglio alle esigenze che le persone che hanno delle fragilità e che si rivolgono a lei appunto necessitano. Quindi un consiglio sicuramente importante che delinea un percorso che deve proseguire per tutelare davvero la nostra regione e i nostri cittadini. E in quest'ultimo consiglio regionale, particolarmente impegnativo, sono state prese delle decisioni importanti per la nostra comunità. In primo luogo è stata approvata una risoluzione da parte di tutto il consiglio regionale dove si va a esprimere vicinanza alla nostra comunità duramente colpita dall'alluvione, dove si va a sottolineare l'importanza di continuare a sostenerle in questo momento di grande difficoltà, dove va a impegnare il Presidente della Regione a riferire e informare settimanalmente tutti i gruppi consiliari sull'evolversi di questa emergenza. Di seguito è stato varato un nuovo testo normativo che apporta significativi miglioramenti all'organizzazione dei servizi del lavoro e della formazione, ribadendo l'importanza del lavoro e della formazione per la crescita della nostra comunità, dove si va a sottolineare come la nostra regione sia fortemente impegnata nel garantire ai suoi cittadini la possibilità di inserirsi e reinserirsi nel mondo del lavoro e acquisire l'importanza delle competenze professionali. È stato inoltre anche approvato una proposta di legge statale per l'istituzione di zone franche di montagne e urbane, grazie a cui compensare gli svantaggi legati alla struttura del nostro territorio alpino
attraverso particolari condizioni fiscali ed economiche, che siano di sostegno e incentivo allo sviluppo delle attività produttive della nostra comunità, che vivono in contesti geograficamente molto difficili. In quarto luogo, è stata approvata una proposta di legge che definisce in modo più preciso e puntuale la funzione del garante per la disabilità, che sono svolte dal difensore civico, che ricordiamo che è anche garante dei detenuti e garante dei minori. Nell'ultima commissione dove il difensore civico è venuta a conferire, ha manifestato una difficoltà, una carenza di personale per svolgere tutte le pratiche del difensore civico. Con questa proposta di legge siamo andati a garantire una unità di personale di categoria D che possa permettere di assolvere con maggiore efficacia ed efficienza tutte le pratiche dell'ufficio del difensore civico.